Prossimo campionato, cosa si aspetta? Così diciamo un pre, qualche anticipazione, qualche così considerazione prima dell'inizio, così estiva, diciamola così, formale. C'è una considerazione di fondo da fare. La crisi economica, i venti di crisi che attraversano l'economia mondiale hanno cambiato il mondo e anche il mondo dello sport. Ancora non tutti hanno metabolizzato questo cambiamento e quindi le cose sono difficili da fare perché questo cambiamento non si è ancora preso coscienza di questo. E quindi magari ci sono atlete interessanti, interessate, ma che hanno in testa vecchi ingaggi, vecchie cifre, vecchie logiche, e quindi è difficile convincere la città nuova realtà. Noi non siamo disponibili a fare cose strane rispetto a quello che siamo abituati, e quindi faremo il nostro percorso, faremo la nostra strada. Io sto pensando anche agli anni prossimi, credo che sarà un campionato migliore dell'anno prossimo, e credo che quello successivo sarà ancora migliore. Quindi credo che continueremo il nostro percorso di crescita che ci deve portare a essere tra le prime 4-5 squadre in Italia nei prossimi 3-4 anni. La mia curiosità, lei è andato a Miami, cosa ha visto di interessante? Ci sono diverse atlete interessanti, con alcune delle quali abbiamo parlato con molto giovani, e quindi siccome c'è una norma di 22 anni abbiamo parlato per il prossimo anno, e ci sono atlete molto interessanti in quel continente americano in generale, dal Brasile a... Io ho cominciato a gettare le basi per il prossimo anno. Abbiamo ancora l'interesse, può darsi che qualcuno venga anche quest'anno, ma ancora non siamo né pronti noi né pronta lei per prendere una decisione definitiva. Perfetto.